vicino a Vinci, la città di Leonardo, l'uomo mathematicus. Alla chitarra e ai cori, per voi, Mr. Zanna! Benvenuto nel mio blog, come stai? Sto benissimo, grazie per l'ospitalità. Ma prego. Sono qua con te. Prego, altrettanto. Io ti voglio presentare un po' al pubblico perché sei Cosimo Zannelli, in arte Zanna. Ti chiamano Zanna, giusto? Sì, sì, puoi chiamarmi Zanna anche tu, che è molto più semplice. Ti piace? Ma a me Cosimo piace, devo dire. Però, vedi tu come devo chiamarti. Va bene, ti chiamerò un po' entrambi, eh? Classe 77, Toscano. Sì. Oh, di Certaldo, giusto? Davvero? Sì. Proprio a metà strada esatta tra Firenze e Siena. Sì, sì, ci sono stata, conosco. Bene, bene. Ascolta, percorriamo un po' insieme il tuo percorso artistico prima di arrivare al progetto. Che dici? Hai iniziato con due band. Io ho iniziato in particolar modo con i Marla Singer, una band a cui sono stato veramente molto legato, un'esperienza molto bella, con altri quattro ragazzi fantastici. Sì. Abbiamo vinto Sanremo Rock nel 2003. Lo so, ricordo. Ero bambina. Ah, no. Ah sì, anch'io ero più giovane. Eri bambino, anche tu. Sì. 61 anni. E un'esperienza che poi ha dato via ad un percorso che ci ha permesso di fare due album, di andare in tour, di aprire per artisti importanti come Cure, Audioslave, Slipknot e compagnia bella, una band delle sonorità rock. Anna, ti interrompo, gli Slipknot sono stati gli ultimi praticamente che ho visto prima del Covid? Okay. No, ero a febbraio, secondo me c'era già il Covid in giro, comunque ero a Milano a febbraio e vabbè, insomma è stato l'ultimo, poi hanno chiuso tutto, vabbè. Fenomenali. Io ho dei ricordi di aver giocato tipo a pallone nel backstage con loro al Festival. Fantastici. Fossero anche per giocare a calcetto. Penso a te. Beh, è una bella fortuna, è un bel aneddoto anche. Aneddoti ce ne sono un po' da raccontare. Bene, bene. Quindi appunto due vittorie a Sanremo Rock e poi che è successo? Esatto, il corso dei Marla si è un po' diciamo esaurito, soprattutto dopo la fine del percorso relativo al secondo album e relativo tour. Io nel frattempo avevo iniziato già un'attività diciamo collaterale come quello che si suol dire turnista. Sì. Avevo già avuto un'esperienza con Piero Pelù. Grande! Nel 2008 e 2009, sia in forma elettrica nelle piazze che acustica nei teatri. Sì. E che diciamo ho proseguito su questo percorso e ci sono state altre belle collaborazioni con Gianni Morandi, Brit FIBA anche nel 2012. In particolare Biancazzei, recentemente ho avuto modo nuovamente di suonare con Piero. Sì. E in mezzo a questo la parentesi con i soci. Con i soci. Un'altra band che ho formato con
due musicisti con i quali ho condiviso l'esperienza lì in FIBA, sì. Federico Savona e Pino Fidanza. Sì. Abbiamo realizzato due EP con i soci e anche lì siamo andati un po' in giro, ci siamo divertiti. La band ancora dall'attitudine piuttosto rock, insomma, è il mio linguaggio, diciamo, originale. È il tuo. Poi adesso invecchiando, piano piano mi sto in qualche modo approcciando la sonorità un po' più tranquilla. Un po' più dolci, diciamo, un po' più... Sì. Sì. Però l'animo rock rimane, Zanna. Giusto, insomma. Poi Piero è una bella palestra, Beh, insomma. Suonare con lui è stata sicuramente una grandissima fortuna, una grandissima esperienza. Direi che sul palco non ce ne sono veramente. Ce ne pochi. Come lui ce ne sono veramente un po'. È vero, è vero. Pensa che io lo seguo, allora era venuto a Chiavari qua nel tour Terremoto, tu non c'eri perché parliamo della preistoria. Avevo 15-16 anni e non ho visto tappe del tour di Terremoto, sì. Perché nel tour di El Diablo io ho visto il mio primo concerto dal vivo. Quindi. La mia sorella più grande, ho visto il mio primo concerto, stava lì del tour di El Diablo. Poi le ho viste durante Spirit Tour. Infatti quando nel 2012 poi mi sono trovato allo stesso Mandela Forum, però sul palco, la prima cosa che ho fatto è stata guardare l'angolo della tribuna. Dove eri? Ragazzi, avevo visto quel concerto. Che bello, fenomenale. Lo sai che conosco un po' tutti i musicisti suoi, Giacomo Castellano, insomma, che vabbè adesso non suona più con lui, però insomma, Giacomo, Luca Martelli, Dado Neri. Siamo avvicendati e un saluto Giacomo, un grandissimo chitarrista. Molto, molto. Ci siamo visti a Firenze prima del Covid, sempre nel mini tour che aveva fatto. Mi sfugge il locale adesso, vabbè, insomma. Abbiamo bevuto una birra lì. E... questo periodo è sicuramente di difficile gestione, di difficile lettura anche per chi nella musica, per chi gravita nell'ambiente dello spettacolo. Sì, parecchio. E per arrivare a quello che è successo recentemente, dimmi. Insomma, tutto il mio percorso cantautorale che da solista è iniziato un paio d'anni fa. Sì. Per arrivare poi a questo episodio. Raccontami. Che ci unisce. Sicuramente il periodo Covid ha avuto un'importanza nella nascita di questo, insomma, in quanto era male ha creato l'humus di riflessione, di situazione psicologica che mi ha permesso una mattina di svegliarmi con questo pezzo in testa e mettere giù parole in musica di questa canzone. Sì. E comunque parla di empatia fondamentalmente, parla di capacità di superare i pregiudizi, capacità di cercare di investire le nostre energie di esseri umani nella direzione migliore. Certo. Perché io ho notato che in questo periodo tutto ciò che riguarda questa malattia, che è anche un po' misteriosa alla fine, misteriosa perché ci troviamo per la prima volta ad avere a che fare con un'epidemia nell'era dei social media. Certo. E questo sicuramente non so in che modo e in che misura, ma sicuramente ha un'influenza enorme su tutto ciò che ci arriva dal punto di vista della comunicazione e anche dell'interpretazione caratteriale. Personale, certo. Cioè. Ho notato che comunque una delle conseguenze è stata molto in qualche modo quando la gente ha paura, sì, o della malattia o di qualcos'altro, tende un po' a chiudersi a ciò. In se stessi. A stare sulla difensiva, sì. E questo inasprisce ulteriormente delle dinamiche di ego-referenzialità che già con i social si sono estese. Certo. Per cui ho sentito una necessità di parlare di unione, di comunità, sì. di essere empatici, di essere
collegati l'uno con l'altro, di essere sensibili verso le esigenze degli altri. E non è un caso che poi da questa canzone, che avevo scritto pochi giorni prima, si sia innescato poi tutta una serie di eventi che hanno portato a fare qualcosa in più di una semplice Di canzone. grande, direi. Allora, intanto ricordiamo il titolo che non abbiamo ancora detto, che è Lo spazio che ci unisce. Giusto? Assolutamente. Ecco, perché per i lettori, i nostri ascoltatori dobbiamo dirlo. Ecco, e la seconda cosa, io quando l'ho sentita su appunto la tua pagina, sono andata subito, no? Incuriosita. E ho detto, lo devo contattare, ci devo parlare. Perché intanto, vabbè, le tematiche sociali, umane, le belle persone mi attraggono sempre, per cui insomma, sono fatta così. E poi ho detto, dobbiamo approfondire con Cosimo appunto questo messaggio, questo progetto. Assolutamente, io ti ringrazio di darmi l'opportunità e sono felice che la canzone ti abbia ispirato questo, perché il messaggio che dà il brano è proprio questo, il fatto di riuscire a pensare alle persone che ci circondano come una risorsa, come qualcosa con i quali creare un collegamento, con i quali cercare di spingersi oltre, verso qualcosa di bello, verso qualcosa che ci renda, che rende giustizia alla nostra umanità e al nostro passaggio sulla terra. Questo fatto, io insisto molto nelle mie canzoni anche sul fatto di essere di passaggio, ma non assolutamente per fare, come dire, per giocare Sì. Certo. sulle dinamiche di vita e di morte, ognuno se gestisce come vuole, però chiaro, una società estremamente votata al materialismo, al pragmatismo, in una maniera che spesso va oltre il dovuto, oltre il sensato. Io penso, cito sempre una novella di Lerca che per me è stata fondamentale, La Roma di Mazzarò, Sì. Sì. che quando l'ho letta da bambina per la prima volta io ho avuto proprio un'illuminazione e ho detto ok, questa è la fine che io non vorrò mai fare. Cioè pensare di attaccarmi talmente ai beni materiali e diventarne in qualche modo dipendente, fino a impazzire sul punto di morte perché non posso portare le cose con me. Certo. Quella è stata veramente un'illuminazione, mi ha messo in faccia proprio il fatto di quanto fossi connesso a cose molto più energetiche, molto più legate a qualcosa che abbiamo nell'anima, nel cuore, piuttosto che a quello che possiamo comprare. E quindi da qui si è magicamente, perché evidentemente le energie quando si mettono in moto creano in maniera inaspettata delle cose. Questo pezzo esisteva a prescindere, io l'avevo scritto e avevo fatto un provino. Sì. Pochi giorni dopo vengo contattato da una mia vecchia conoscenza, operatrice per il Telefono Amico Italia. Ecco, sì. E, avendo ascoltato i pezzi del mio album precedente, di Strade Secondarie, Sì. Bellissimo, l'album che ho pubblicato nel 2019, tra l'altro. e avendo appunto già diciamo, questo tipo di ricerca di un messaggio votato all'empatia e al collegamento tra le persone, e andavo un po' l'idea di coinvolgermi in un qualcosa che era molto più semplice in partenza, Sì. un saluto, un hashtag. Io ho rilanciato dicendo: guardate, io ho una canzone che ho appena scritto e che secondo me è perfetta per creare una connessione bellissima che parli di reciproca comprensione, di capacità anche di ascoltarsi Certo. e sollevarci l'un con l'altro, che è fondamentale. E quindi loro in qualche modo, il telefono amico, ha sposato completamente le intenzioni del mio brano, al punto di intitolare la giornata di sensibilizzazione legata alla giornata mondiale per la prevenzione del Sì, suicidio con lo stesso nome della mia canzone. E quindi lo stupendo. spazio che ci unisce è diventata una giornata proprio di sensibilizzazione e circolazione di energie veramente belle. Positive alla fine. Assolutamente, quindi in qualche modo sono estremamente grato, sono molto felice di aver dato via qualcosa che possa essere associato a
un'operazione di sollievo, di aiuto, di reciproca comprensione e di dialogo. Credo sia, io mi sento veramente un privilegiato per aver fatto, avrei innescato in qualche modo questa cosa. Ci credo, anche perché se doni qualcosa, no, di tuo ad altri, già ti senti meglio, no? Alla fine. Credo sia una cosa fondamentale per chiunque faccia arte. L'arte appassionata, l'arte di chi in qualche modo la vive proprio per la necessità, non può che essere generosa. Perché si fa per necessità di dare, per necessità di esprimersi, e non per un qualsiasi tipo come dire, di bisogno di popolarità o di riscontro in ogni Certo. modo. L'esigenza di esprimersi va al di sopra di tutto questo. Poi quello che succede a posteriori non deve mai in qualche modo influenzare o condizionare quello che a priori abbiamo necessità di dire. L'ideale sarebbe sempre che il messaggio finale fosse il più rappresentativo di ciò che siamo. Mamma mia, che profondità, Zanna, questa sera. In qualche modo di spingersi più vicino a qualche tipo di verità. Beh, divino. Che poi non so più con chi parlavo, che anche questa, diciamo, continua ricerca, no, della perfezione è anche comunque un po' un tormento alla fine, no, d'animo. Me lo confermi questa cosa? Cioè, assolutamente, io credo che, ad esempio, in contrasto con quello di cui stiamo parlando, ad esempio, Sì? c'è un concetto, io trovo che il concetto di coerenza nell'arte sia l'esatto opposto in negativo di ciò di cui stiamo parlando. Mentre molti, in qualche modo, trovano nella coerenza artistica un qualcosa da difendere, un qualcosa di importante. Io lo trovo assolutamente, sono assolutamente in disaccordo con questo, perché coerenza significa smettere in qualche modo di esplorare, di cercare e smettere di evolversi come persona. Sì. Una persona che è tormentata perché in qualche modo è continuamente in evoluzione. Il nostro rapporto con la realtà, con la quotidianità cambia continuamente. Ci facciamo nuove domande, troviamo nuove risposte, cerchiamo sempre il tormento dell'anima che in qualche modo esplora la vita, è questo. Cercare sempre di comprendere qualcosa in più, In più. di avvicinarsi un po' di più a qualche verità. Nel momento in cui la musica è espressione di questo, non può mai essere uguale, non può ripetersi, perché comunque anche le forme cambiano con i contenuti e cambiano con la nostra percezione della realtà, in qualche modo. È vero, quindi me lo confermi, alla fine è così. Cerco sempre di cambiare linguaggio, anche la scrittura delle canzoni, non mi sento di mettere radici da qualche parte. Le radici sono una cosa che arriva al termine di un viaggio che arriva in qualche modo nel momento in cui smetti di esplorare e trovi veramente la dimensione che ti rappresenta. Certo. In fondo questo è, credo, un punto di arrivo. Un punto di arrivo che prevede un viaggio molto lungo. Io sto ancora viaggiando. Eh beh, ce lo auguriamo fino a 102 anni, dai, cosa dici? Ce la mettiamo la firma. Tanto cronologicamente quanto proprio a livello di espressione, ci sta. Poi c'è un sacco di cose da imparare, no? Voglio dire che non basta una vita. Benissimo, Mai, benissimo. mai, mai. Affascinante. La cosa affascinante anche dell'espressione è questa, alla fine. Bellissimo, bellissimo. Che bello parlare con te stasera, eh? Se mi trovo, mi trovo. E senti, quindi, allora, su questo punto progetto importantissimo, e poi cosa stai progettando Questo d'altro? progetto sta andando oltre qualsiasi previsione. Adesso non voglio dire troppo perché non mi piace mai parlare di cose che sono in progress, che poi magari uno racconta e Ok, poi sì. uno nato qualcosa si arena e poi insomma sono state chiacchiere buttate lì. Però insomma il discorso dello spazio che ci unisce si sta evolvendo Evolvendo. ulteriormente. Spero presto di comunicarvi qualcosa di molto bello che amplierà ulteriormente questa collaborazione con
un telefono amico e in qualche modo farà in modo che il messaggio di questo messaggio di collegamento tra anime proceda Oh, bene, bene, tienimi aggiornata. Non ho capito, Cosimo. scaramanzia. Ah, beh, sì, non sia mai. Tienimi aggiornata comunque, vabbè, che poi ti seguo. In cui dobbiamo fare i conti con difficoltà Beh, organizzative, chiaro. per cui insomma si sta, i progetti non mancano, le idee non mancano, però adesso è anche importante capire quale sarà la fattibilità delle cose Sì, in questi mesi a venire. certo, speriamo, speriamo in bene, anche Diciamo che sono orientato ovviamente stiamo parlando di un'attività live che sto programmando e che si legherà insomma al mio repertorio cantautorale nella forma più semplice possibile, chitarra e voce, con un set nel quale oltre a suonare le canzoni improvviserò un po' anche, diciamo, darò un po' di risalto anche all'aspetto più strumentale, perché l'istrumentista è comunque quello dal quale vengo. dal quale Dal vieni, quale. da quale hai prodotto anche i primi dischi, quindi insomma, bene. Non vedo l'ora di sentirti dal vivo, Vorrei anch'io di essere in giro, eh? speriamo, dai. Dai, siamo ottimisti, per natura. Bene, ricordiamo dove ti possono seguire dal nostro pubblico. Sì, per il momento ci accontentiamo di seguirci virtualmente, Certo. quindi i miei canali social sono facebook.com/CosimoZanneghi. YouTube.com Cosimo Zannelli, Instagram.com Cosimo Zannelli. Gli Facilissimo. altri social non sono presente, faccio già fatica a seguire Beh, questi. insomma, ce n'è d'avanzo. Senti, ringrazio con te che è il mio brand partner che stasera mi ha omaggiato di questi occhiali Gucci. Ti piacciono? Li vedi? Carini, eh? Io sono un occhialomane e sì, e mi diverto a indossarli per voi. E Ottica Santa Lucia di Chiavari. Poi quando vieni in Liguria te li presento. Sono due ragazzi simpaticissimi. Salutiamo. Bene, grazie Zanna di tutto davvero di cuore e complimenti ancora per il progetto che è veramente fatto col cuore. Grazie mille dello spazio, dell'opportunità di parlarne e spero di aggiornarti presto con gli appuntamenti live. Lo spazio che ci unisce è una strada attraversata, un corridoio fra due stanze, un passo fra reciproche speranze. Lo spazio che ci unisce è una rotta navale, aereo stellare o soltanto un viaggio mentale. E oltre ogni barriera, seguendo quella voce che non sentivi fino a ieri sera, è il muro che butteremo giù per darci quell'abbraccio che ho sognato come hai fatto tu. Siamo nati per creare qualcosa di sublime, per andare oltre il confine che separa. Quello che ci separava, quando non lo sapevamo che bastava imboccare un'altra strada, è quel che resta di tutti i pregiudizi. Ma quando hai realizzato che anche tu sei un pregiudicato, è il dito che puntavi, la morale che facevi, la paura che temevi, è il muro che butteremo giù. L'abbraccio che ho sognato come hai fatto tu. Siamo nati per creare qualcosa di sublime, per andare oltre il confine che separa l'infinito da una casa, per amare
quello che non sappiamo, quello che non afferriamo con la mano. Fino a quando ci saremo, penseremo ad un cammino per avere l'orizzonte più vicino. Na 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 na. Ciò che